Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi sono con la serie sul Sistema Solare, siamo all'11° episodio e vi parlerò dei corpi minori. Con il termine corpi minori si intendono tutti i corpi del Sistema Solare che appunto si considerano inferiori, diciamo, rispetto ai pianeti e ai pianeti nani. Sono quei corpi, come ad esempio gli asteroidi, che possiedono una loro orbita, ma non l'hanno ripulita e non riescono nemmeno ad arrivare a una forma totalmente sferica. I corpi minori principalmente sono gli asteroidi, quindi anche le meteore e le comete e la polvere interplanetaria. Gli asteroidi sono diciamo dei corpi formati da pietra, dei corpi terrosi, che orbitano intorno al Sole. A volte le orbite incrociano anche orbite dei pianeti. Le principali fasce asteroidali sono la fascia tra Marte e Giove, e poi la fascia che si trova dopo Nettuno. In queste due fasce si trovano più di 20.000 asteroidi, ma è stimato che ce ne siano più di 100.000. Si suppone che gli asteroidi traggano la loro origine dagli antichi protopianeti che non si sono più formati e, impattando tra loro, si sono disintegrati in tanti piccoli frammenti. Possiamo distinguere, oltre a questi asteroidi, altri piccoli gruppi, ad esempio gli asteroidi Near Earth, quelli più vicini alla Terra, la cui orbita interseca quella della Terra e che diverse volte ci passano molto vicini. Questi sono un pericolo per il nostro pianeta, perché appunto possono impattare con la Terra. Troviamo poi i gruppi dei Greci e dei Troiani che si trovano in orbita insieme a Giove, oltre alle due grandi categorie. Troviamo poi invece i meteoriti. I meteoriti sono dei corpi ancora più piccoli che nel momento in cui entrano a contatto con l'atmosfera terrestre, essendo piccolissimi, si disintegrano. Per questo che in superficie non arriva niente o pochissimi granelli. Soltanto in alcuni casi, quando si parla di delle bombe, entrano dentro l'atmosfera terrestre ed esplodono a volte a una certa altezza dal suolo, come ad esempio l'evento di Tunguska. Poi le comete invece. Le comete sono dei corpi che sono tipici delle regioni più fredde all'esterno del Sistema Solare. Sono formati da un corpo centrale, che è solitamente un asteroide, che ha poi una coda di gas, solitamente monossido di carbonio. Questo gas solitamente è incolore o comunque un colore molto lieve. Nel momento in cui però si avvicina al Sole, il gas inizia a infiammarsi e a brillare. La coda diventa più grande e possiamo assistere al fenomeno delle stelle comete. Le comete appunto provengono dalle zone più fredde del Sistema Solare, quindi dalla fascia oltre Nettuno, dalla nube di Oort, ma in certi casi provengono perfino da oltre il Sistema Solare, da altri sistemi. Vengono per questo chiamate comete interstellari. Poi troviamo la polvere interplanetaria. Sono dei granelli di polvere che non si sa da dove provengono con precisione. Sicuramente sono i resti degli impatti dei protopianeti e aleggiano ancora nel Sistema Solare. Diciamo, si possono osservare in alcuni momenti, ad esempio intorno al Sole, se si vede del pulviscolo, che ovviamente non deve essere interno all'atmosfera terrestre, si parlerà sicuramente di polvere interplanetaria. Questa polvere, appunto, mettendosi intorno al Sole, dà un senso quasi di opacità e per questo, tra l'altro, anche le navette spaziali, la Stazione Spaziale Internazionale stessa, vengono progettate in modo che questa polvere non la intacchi, che non diciamo, corroda i metalli e che non possa infiltrarsi all'interno delle strutture.